tipo di collegio lo sapevamo già fin da ieri sera, quando l'amministratore delegato Leonardi lo ha praticamente annunciato in diretta al microfono dei nostri inviati allo stadio di San Siro. È stata convocata una riunione in un giorno in cui sarebbe dovuto esserci la possibilità da parte dei giocatori di riposarsi, perché evidentemente prendere 5 gol a San Siro in quella maniera non piace nemmeno al Parma, ricordando peraltro che il Parma è stato sconfitto in maniera sonante a San Siro anche dal Milan, 4 gol presi dal Milan, 4 gol sono stati presi dalla Juventus all'inizio del campionato, e quindi evidentemente il problema contro le grandi per il Parma c'è. La riunione è iniziata praticamente quasi un'ora e 40 minuti fa, perché i giocatori sono stati convocati per le ore 10:30, sono al centro sportivo di Collecchio, che è ovviamente blindato, tutto a porte chiuse, non c'è nessuno sui campi che sono visibili al nostro occhio sulla strada, questo significa che il confronto è ancora in corso all'interno degli spogliatoi. È un confronto con l'amministratore delegato Leonardi, non c'è il presidente Ghirardi, che è probabile che possa aver affidato, anzi sicuramente ha affidato tutto quello che deve dire al suo amministratore delegato. Ci sono però tutti i giocatori, c'è tutto lo staff tecnico, c'è tutto lo staff medico e dei magazzinieri, insomma c'è tutto il gruppo che ieri è stato sconfitto a San Siro. Immaginiamo possa essere un confronto molto molto duro, soprattutto per mettere i giocatori davanti alle loro responsabilità, e in considerazione del fatto che le prossime due giornate vedono il Parma giocare due match da scontro diretto contro Siena e Bologna, è anche possibile che durante questo confronto non venga dato una sorta di ultimatum a Colomba, ma che non venga presa in considerazione fin da questo momento la sostituzione dell'allenatore.